Manca la firma del vice Urbani, il bando assunzioni non è pubblicabile, il dirigente Fatarella svela il mistero sul provvedimento autorizzativo di 600 assunzioni in sanità, il dipartimento è pronto, dice. Restò in coma per 40 giorni dopo una emotrasfusione, Francesco Salvo, parte civile nel processo per la morte di Cesare Ruffolo, si vede accordare il risarcimento delle strutture sanitarie pubbliche. La DDA di Catanzaro sequestra beni per 4 milioni di euro a un collaboratore di giustizia, da manovale dell'Andrangheta ad esperto della finanza con due lauree. La DDA di Reggio Calabria ha affermato i presunti fiancheggiatori del boss Pesce, lo avrebbero aiutato nella lunga latitanza, in manette anche il figlio, sequestrati beni per 11 milioni di euro. Tonino De Marco si tira fuori dalla competizione elettorale per la carica di sindaco. Commessi molti errori, dice, da chi ha guidato l'operazione, il passo indietro una conseguenza inevitabile. Sono ripresi i lavori alla diga del Menta dopo una lunga pausa invernale, cantieri aperti e visita della commissione incaricata di seguire l'iter progettuale. Buonasera dalla redazione del TG10, la sanità in primo piano, prima l'annuncio, poi il silenzio, adesso la polemica sul decreto 50 che avrebbe dovuto dare il via libera a 600 assunzioni nel mondo della sanità, assunzioni quanto mai importanti. Eppure tutto è fermo, questione di una firma, dice il dirigente Fatarella, una firma che ci deve essere, ma non sono tutti d'accordo su questo piano. Fatarella invece va avanti per la sua strada, lo sentiamo. Tutta la verità sul decreto 50, secondo Riccardo Fatarella, il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, ha spiegato ai giornalisti il perché della mancata pubblicazione del decreto emanato il 14 marzo scorso dal commissario della Sanità Massimo Scura, nel quale è prevista l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 600 figure professionali in tutto il sistema sanitario regionale. Il decreto non ha subito nessuna sospensione, deve essere ancora stato adottato. C'è un decreto firmato dal commissario Scura e non firmato dal subcommissario Urbani. Il Dipartimento ha una direttiva scritta del Ministero della Salute che tutti i decreti che hanno una sola firma sono irricevibili. Questa direttiva è stata confermata, lo ha il resoconto stenografico, anche nell'ultimo incontro al tavolo di monitoraggio con i ministeri che ci controllano, il 28 marzo. Il Dipartimento, a sentire il DG, non ha alcuna riserva o perplessità sul decreto, anzi si augura che l'iter burocratico possa avere un lieto fine, ma evidenzia che la firma di Urbani non manca per dimenticanza, ma per motivazioni ben precise, spiegate in una lettera. Finché non sarà questo decreto firmato, vuol dire che stanno ancora discutendo tra commissario e subcommissario. Il Dipartimento lo ha firmato, mi auguro che quanto prima si possano chiarire le cose e che si possa dare serenità a un ambiente sanitario che ha bisogno anche di poter lavorare serenamente. Abbiamo bisogno di queste assunzioni, il Dipartimento ha firmato il decreto e lo condivide. Il fatto che il subcommissario non lo abbia firmato e che non sia d'accordo col commissario è un problema che riguarda loro e non me. Secondo il DG, già solo per la riorganizzazione degli orari di lavoro nelle strutture sanitarie sono previste circa 500 assunzioni. A queste dovranno essere aggiunte quelle per i nuovi ospedali, ma le assunzioni devono basarsi su criteri certi per non incorrere in errori dalle conseguenze gravissime. Io aspetto che i ministeri affiancanti facciano uscire la loro posizione, che dovrebbe essere questione di pochi giorni, in modo da rasserenare l'ambiente e evitare che chi oggi ha fatto tanta confusione, creando questo sì danno ai cittadini e al servizio sanitario regionale, se non altro chieda scusa e continuiamo a lavorare insieme. Intervento sull'argomento dell'onorevole Nesci dei 5 Stelle a proposito della mancata pubblicazione del decreto sulle assunzioni. Dice: è assurdo che il DG Fatarella pretenda la firma del subcommissario Urbani. Gli ricordo che negli anni i ministeri vigilanti hanno validato decine di decreti senza la sottoscrizione dell'intera struttura commissariale. Da allora le regole non sono cambiate. Oliverio se ne rende conto o aspetta sempre Godot? Dice la Nesci. L'immobilismo del governatore sa di pura complicità. Se non risponderà entro domani, mercoledì 5 aprile, agirò, conclude la Nesci, in sede penale. Restò in coma per 40 giorni dopo una emotrasfusione, Francesco Salvo, parte civile nel processo per la morte di Cesare Ruffolo, si vede accordare il risarcimento delle strutture sanitarie pubbliche. Sentiamo.
Dopo 4 anni di battaglie processuali, Francesco Salvo ottiene giustizia. Al giovane, finito in coma dopo una emotrasfusione effettuata alla Nunziata di Cosenza e costituitosi parte civile nel processo per la morte di Cesare Uffolo, altro paziente sottoposto a trasfusione ma dal destino ancora più tragico, è stato riconosciuto risarcimento da parte dell'azienda ospedaliera e dell'azienda sanitaria provinciale. Era il giugno 2013 quando Salvo cominciò ad avvertire un forte malessere mentre si sottoponeva ad emotrasfusione, una procedura solita per un soggetto talassemico, ma quella sacca gli stava procurando brividi e febbre alta. Ebbe la prontezza di riflessi di staccare l'ago, circostanza che gli salvò la vita, ma non evitò l'infezione da Serrazia marcescens che lo costrinse a lottare per 40 giorni tra la vita e la morte. Il suo difensore, l'avvocato Coppa, ha formalizzato al presidente del Tribunale Collegiale Penale di Cosenza, di Dedda, una remissione di querela per il reato di lesioni colpose, rinunciando contestualmente alla costituzione di parte civile nel processo penale che vede imputati medici, direttori sanitari e amministrativi delle più importanti strutture sanitarie pubbliche della provincia di Cosenza. Il collaboratore di giustizia milionario, sequestrati beni per 4 milioni di euro a Gennaro Pulice, provvedimento della DDA di Catanzaro, eseguito dalla polizia. L'uomo da manovale dell''ndrangheta, esperto della finanza, ha svelato importanti retroscena criminali. Pulice è finito in manette nell'ambito dell'operazione Andromeda nel maggio del 2015. Vediamo. Il patrimonio milionario del collaboratore di giustizia Gennaro Pulice e i sigilli posti dal servizio operativo della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Catanzaro alla totalità di quote e l'intero patrimonio aziendale, 5 società e un'impresa individuale operanti prevalentemente nel settore delle costruzioni, 20 beni immobili, alcuni veicoli, diversi rapporti bancari per un valore di circa 4 milioni di euro. Le attività investigative della Direzione Distrettuale Antimafia, coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore Elio Romano. I sequestri effettuati in Calabria, Lombardia, Piemonte e Abruzzo hanno riguardato anche la moglie di Pulice e alcuni imprenditori considerati suoi prestanome. Gennaro Pulice è considerato esponente apicale delle cosche Iannazzo Cannizzaro da Ponte, autore di diversi omicidi, il primo dei quali commessi quando era ancora minorenne. Un collaboratore che ha rivelato criminali e scalata economica, passando da ruoli di manovalanza a posizioni di prestigio criminale dopo il conseguimento di 2 lauree in giurisprudenza e scienze giuridiche e spregiudicate operazioni finanziarie. Dall'inchiesta è emerso che Pulice è finito in carcere nell'ambito dell'operazione Andromeda nel maggio del 2015. Prima del suo arresto avrebbe posto in essere una serie di interposizioni fittizie con lo scopo di tutelare l'ingente patrimonio oggi sequestrato dalle forze dell'ordine. Colpo al clan Pesce, la DDA di Reggio Calabria, la polizia bloccano i presunti fiancheggiatori del boss Marcello, arrestato lo scorso dicembre dopo una lunga latitanza, sequestrati beni anche per oltre 10 milioni di euro. Vediamo. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba. Nella rete degli inquirenti 11 presunti affiliati al clan Pesce di Rosarno. Le accuse nei loro confronti sono di associazione mafiosa, illecita concorrenza, intestazione fittizia di beni e favoreggiamento personale nei confronti del presunto boss Marcello Pesce, arrestato dopo una lunga latitanza il 1° dicembre del 2016. Tra le accuse mosse dalla DDA nei confronti degli indagati anche il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini della polizia hanno consentito di individuare una rete di fiancheggiatori che consentiva comunicazioni dirette e immediate. L'operazione denominata Recherche ha infatti consentito di individuare chi per anni ha protetto la latitanza di Marcello Pesce, che gli inquirenti definiscono uno stratega che, nonostante la latitanza, è riuscito a svolgere un ruolo di primo piano nel panorama andranghetistico, ma anche di ricostruire l'organigramma della cosca attraverso il controllo di numerose attività economiche. Tra gli arrestati nel blitz di oggi, vivandieri e staffette, ma anche il figlio del boss, Rocco Pesce, ritenuto componente di primo livello della filiera di comunicazione con il padre durante la latitanza. Era lui che, seguendo proprio le direttive del genitore, teneva i rapporti con gli altri affiliati e con gli esponenti di vertice delle altre cosche. Le indagini della squadra mobile Regina e del servizio centrale operativo hanno consentito di ricostruire i movimenti dei sodali del boss, grazie anche alle telecamere piazzate lungo i percorsi stradali che conducevano al covo del latitante a Rosarno. Gli inquirenti hanno inoltre posto i sigilli all'impero economico del clan, sequestrati infatti beni per un valore di oltre 10 milioni di euro.
Catanzaro verso le amministrative. Il 11 giugno doveva essere la conferenza stampa per ufficializzare la candidatura al sindaco di Antonio De Marco. Invece nell'incontro con i giornalisti il dirigente regionale ha annunciato il passo indietro e il fallimento del polo centrista. Sentiamo. Il passo indietro di Tonino De Marco, il dirigente regionale, non sarà più candidato sindaco a Catanzaro, lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa in cui ha spiegato il fallimento del progetto centrista. È successo che nella settimana passata qualche forza politica che costituiva la coalizione che aveva espresso la mia candidatura ha ritenuto di dover abbandonare la coalizione e avvicinarsi alle posizioni dell'onorevole Ciconte con la coalizione di centrosinistra. A seguito di questa posizione, che è stata prevalentemente espressa dall'UDC, è cominciato un processo di riflessione all'interno della coalizione che ha portato alcuni consiglieri comunali a riposizionarsi nelle altre aree. A questo punto ho dovuto prendere atto della sostanziale fine di una coalizione e annunciare il ritiro della mia candidatura a sindaco. Le grandi manovre in vista delle amministrative in programma l'11 giugno ridisegnano la geografia politica nella città capoluogo con l'UDC che sembra avvicinarsi al centro-sinistra. Nell'incontro con i giornalisti De Marco precisa le mie competenze al servizio della città. Intendo mettere a disposizione la mia competenza tecnico-progettuale alla città per l'avvio di una fase straordinaria e nuova di programmazione comunitaria e nazionale. I prossimi anni attendono Catanzaro a una serie di scelte importanti e determinanti per lo sviluppo di questa città ed è quindi necessario avere il massimo di capacità di progettazione ed identificazione di quelli che sono i bisogni veri della città. Torniamo alla sanità, andiamo a Vibo, sbloccati i concorsi per i direttori delle unità operative di ostetricia, anestesia, chirurgia e pediatria. Vediamo. Questa volta non è esagerato parlare di una svolta per la sanità vibonese. Questo perché l'azienda sanitaria ha finalmente messo a concorso il posto di primario per i reparti di chirurgia, pediatria, ostetricia ed anestesia e ha dato il via alle operazioni con le nomine delle rispettive commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi attraverso un sorteggio che ne ha individuati i componenti. Fatto simbolicamente significativo è che le operazioni si siano svolte nella biblioteca dell'azienda sanitaria pubblicamente alla presenza dei rappresentanti degli organi di informazione appositamente invitati. Oltre ai tre componenti individuati attraverso le operazioni di sorteggio effettuate, entra di diritto anche il direttore sanitario aziendale Michelangelo Miceli. Noi abbiamo avuto il via per i quattro primari di cui oggi poi estraiamo i membri della commissione esaminatrice, per l'ortopedia, per la neurologia e adesso poi subito dopo parleremo del territorio, che anche lì la prevenzione e anche alcune strutture del territorio vanno organizzate e l'organizzazione parte dal concorso per le strutture complesse. È un passaggio importante questo e ha voluto che questa fase fosse anche resa pubblica. Pubblica ma anche con i giornalisti più che pubblica, in maniera tale che si dà conto della massima trasparenza che vogliamo dare a questa fase del concorso per le strutture complesse, quindi per i primari. È un passaggio importante sia per la struttura ospedaliera che più in generale per la sanità vibonese. È un passaggio importante concludere i concorsi per i primari, più che la giornata di oggi. Poi la giornata di oggi è un passo che noi facciamo verso questo percorso, quello di dare ad ogni reparto ospedaliero il primario. Questo significa che il riordino della sanità nel Vibonese ha preso piede e ha imboccato la strada giusta? Sì, dobbiamo comunque partire da dare un'organizzazione a tutti i vari reparti, al territorio e a tutte le strutture che abbiamo in azienda e che fanno sì che questa azienda lavori e produca sanità. Torniamo adesso a parlare della diga del Menta perché sono ripresi i lavori dopo la lunga pausa invernale. C'è stata anche la visita della commissione incaricata di seguire l'iter progettuale. Vediamo. Visita della commissione di collaudo ai cantieri della diga del Menta alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale. La commissione ha focalizzato la visita sul primo lotto e ha constatato l'avanzamento dei lavori finora eseguiti dalle imprese.
Nonostante la pausa invernale, si è potuto constatare il completamento dell'opera di presa. Sono in corso i lavori di rifinitura e dell'impianto elettrico e elettromeccanico. La Commissione ha visitato anche le opere a valle, dove si sta lavorando secondo il cronoprogramma stabilito dalla Sorical e dalla Regione per la chiusura dei cantieri aperti entro l'estate. È sul bypass che si sono registrati dei ritardi per il ricorso presentato da una delle aziende che ha partecipato alla gara. Si stanno acquisendo le ultime autorizzazioni, a cui seguirà la fase autorizzativa finale, che si concluderà con la conferenza dei servizi convocata per fine aprile. A seguire è prevista la cantierizzazione del lotto, strategico per lo sfruttamento idropotabile dello schema acquedottistico del Menta. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Truffa aggravata e autoriciclaggio. Nel registro degli indagati un ex promotore finanziario di 48 anni di Lamezia, il cognato e l'ex collega del promoter. Perquisizioni della Guardia di Finanza tra la Calabria e il Lazio, truffati centinaia di risparmiatori, spariti 3 milioni di euro. Due persone denunciate e una segnalata come assuntore di sostanze stupefacenti. Il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri di Rende: a Rosso è denunciato un 51enne per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nell'auto nascondeva un martello. A Montalto Fugo invece è deferita una 34enne accusata di minacce e lesioni. Per futili motivi la donna avrebbe aggredito una coetanea procurando le lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Arrestati dai carabinieri due imputati del processo Vulpes, procedimento contro presunti esponenti del clan Lanzino. I militari di Rende hanno arrestato Alberto Superbo e Umberto Di Puppo. Entrambi sono stati condannati e devono espiare una pena. Abusivismo in aree archeologiche. Il gruppo Carabinieri Forestali hanno denunciato due persone Isola Caporizzuto nel Crotonese, nei guai suocero e genero. Due elevazioni di una casa costruiti abusivamente. A Scilla, nel Regino, i carabinieri hanno denunciato il proprietario dell'immobile, un 59enne. Le costruzioni erano state realizzate in una zona a vincolo paesaggistico. C'è anche una scuola di Altomonte tra le 60 selezionate in tutta Italia per essere ristrutturate grazie al progetto Fare Scuola. Ad Altomonte, con una cerimonia festosa di bambini e famiglie, sono stati inaugurati i nuovi spazi della scuola dell'infanzia di Contrada Morbone Casello. I lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura rientrano nelle iniziative del progetto nazionale Fare Scuola, che trasforma i luoghi dell'apprendimento in spazi sicuri e colorati. Si tratta di un progetto promosso da Enel Cuore Ollus e dalla Fondazione Reggio Children, che interessa 60 città italiane. In Calabria le scuole ristrutturate sono a Reggio, Cosenza, Crotone ed Altomonte. Sosteniamo fortemente che l'educazione sia parte di qualcosa di più ampio, che vada a coinvolgere le famiglie, i bambini e le realtà totali in cui viviamo, e si leghi profondamente al contesto sociale e culturale del territorio che occupiamo e individuiamo. Oggi un traguardo molto importante per una realtà come quella di Morbone, che va a distinguersi in un contesto appunto molto ampio. Lo spirito di questa iniziativa è quello di intervenire non già con una ristrutturazione di tipo edilizio, ma attraverso lo studio effettuato da architetti, pedagogisti ed esperti che appartengono al mondo della scuola, realizzare un ambiente armonico e consentire quindi ai bambini nel momento dell'apprendimento di vivere un ambiente sereno. Per questo ci siamo, è nel cuore che io rappresento, è la nostra Ollus nata dal 2003, che ha portato a compimento circa 600 progetti di solidarietà in tutta Italia, ci siamo affiancati ad una fondazione, Reggio Children, che ha una competenza specifica del mondo della scuola. Si chiama Il Mantello di Pelle di Drago, il balletto che ha ricevuto notevoli apprezzamenti al Teatro Arendano di Cosenza, vediamo. E di nuovo magia ed incantesimo per il secondo appuntamento della stagione lirico-sinfonica al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza. Va in scena in un teatro gremito Il Mantello di Pelle di Drago, il balletto che sta facendo il giro del mondo, uno spettacolo popolare in un atto unico che si sviluppa sul racconto di tre storie fantastiche. La trama, diciamo, che
consente di collegare l'appuntamento di stasera a tutta la stagione, è costruita su una storia che parla di un mantello costruito con delle scaglie di pelle di drago che può essere indossato solo da una persona pura di cuore, e tutta la storia si sviluppa alla ricerca di questa persona che può degnamente indossare questo mantello magico. Con questo appuntamento siamo riusciti a offrire, diciamo, l'offerta completa che può offrire un teatro di tradizione. Abbiamo l'opera, abbiamo la grande musica e abbiamo anche di nuovo il balletto. Il mantello di pelle di drago, lo spettacolo arricchito con coreografia di danza classica, contemporanea e neoclassica, è una produzione della compagnia Jazz Art Ballet, guidata dai danzatori internazionali Sabrina Brazzo ed Andrea Volpintesta, che ritorna a calcare il palco della sua città. L'emozione è tantissima, perché proprio stamattina quando mi sono svegliato ho pensato che 30 anni fa qui io facevo i miei primi passi di danza, cioè le mie prime coreografie, il mio saggio, ecco, quindi di danza, come tanti ragazzi oggi fanno. E adesso invece sono qua con la mia compagnia come direttore artistico, come primo ballerino affermato, e quindi una grande emozione, ma anche una grande soddisfazione, perché era mia intenzione ritornare, è sempre stato un mio desiderio ritornare e fare qualcosa di importante per la danza, ma soprattutto nella mia città. E adesso le previsioni del meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Prosegue la fase instabile sul nostro territorio, grazie ad aria fresca dai quadranti nordorientali che continua ad alimentare una falla barica sul Mediterraneo centrale. Avremo quindi altre precipitazioni sui settori ionici e nelle aree interne. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani possibili piogge al mattino su Ionio Cosentino e Crotonese, in miglioramento nel corso della mattinata. Sul resto della regione inizialmente parzialmente nuvoloso. Nel corso della giornata aumentano la nuvolosità nelle aree interne, con piogge localmente anche a carattere temporalesco su Pollino centro-occidentale, montagne dell'Orso Marso e catena costiera. Anche su Sila, Serre Vibonesi ed Aspromonte. Sulle rimanenti aree interne, possibili sconfinamenti di pioggia su Valle del Crati, Lametino, Vibonese e Piana di Gioia Tauro. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti dai quadranti settentrionali ovunque, deboli sul Tirreno con mare poco mosso, moderati sullo Ionio con mare mosso. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani. In merito a un nostro servizio andato in onda nel corso del telegiornale, in riferimento all'inchiesta relativa ai lavori di realizzazione del tratto della 2, compreso tra Mileto e località Candido, in prossimità di Rosarno, ANAS precisa di essere parte lesa nella vicenda giudiziaria e che si costituirà in giudizio contro i responsabili. Nel frattempo, si aggiunge, ANAS sta provvedendo a sospendere i funzionari sottoposti all'arresto domiciliare. Per quanto riguarda la sicurezza della circolazione del tratto autostradale sottoposto a sequestro preventivo, l'11 maggio 2016 dalla Procura della Repubblica di Vibo, si precisa che lo stesso è sempre rimasto aperto al traffico nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Procura. Adesso i nostri titoli, ripercorriamo il nostro telegiornale. Manca la firma del vice Urbani, il bando assunzioni non è pubblicabile, il dirigente Fatarella svela il mistero sul provvedimento autorizzativo di 600 assunzioni in sanità, il dipartimento è pronto, dice. Restò in coma per 40 giorni dopo una emotrasfusione, Francesco Salvo, parte civile nel processo per la morte di Cesare Ruffolo, si vede accordare il risarcimento delle strutture sanitarie pubbliche. La DDA di Catanzaro sequestra beni per 4 milioni di euro a un collaboratore di giustizia, da manovale dell'Andrangheta ad esperto della finanza con due lauree. La DDA di Reggio Calabria ha affermato i presunti fiancheggiatori del boss Pesce lo avrebbero aiutato nella lunga latitanza, in manette anche il figlio, sequestrati beni per 11 milioni di euro. Tonino De Marco si tira fuori dalla competizione elettorale per la carica di sindaco. Commessi molti errori, dice, da chi ha guidato l'operazione, il passo indietro una conseguenza inevitabile. Sono ripresi i lavori alla diga del Menta dopo una lunga pausa invernale, cantieri aperti e visita della commissione incaricata di seguire l'iter progettuale. TG finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.